Allora, mi chiamo Marta, io vengo da Brescia, che è una parte del nord Italia, vicino a Milano. Allora, nel periodo principale di Mani Pulite, di Tangentopoli, io avevo tra gli 11 e i 14 anni, insomma, il boom principale. E sinceramente, dal punto di vista giudiziario profondo, non ero molto a conoscenza, ero una bambina, vedevo i telegiornali. Avevo una situazione familiare impegnata politicamente, quindi sicuramente si parlava di tutto quello che succedeva nel mondo in politica italiana, però il mio interesse non era particolarmente dedicato a questa cosa. L'unica cosa che posso dire è che ovviamente se ne parlava, principalmente, vabbè, nei telegiornali. Però c'era la trasmissione del bagaglino di Pippo Franco, quindi ai tempi si chiamava, no, Biberon fino agli anni 90, mi sembra. Poi si chiamava Crème Caramel, dove tantissimi comici dell'epoca facevano parodie sui potenti dell'epoca, quindi da Bush a Saddam, a Gorbaciov, a tutti questi personaggi. E a un certo punto è arrivato anche Di Pietro. Tra tutti i magistrati, Di Pietro è stato quello più imitato. E io credo che questa cosa è stata geniale anche a livello proprio di propaganda, nel senso che per un bambino vedere un comico come oggi può essere qualsiasi altro comico di Zelig, però al tempo vedere un comico che scherza su una cosa così politica, poi informa anche tutto quello che è il target più piccolo di bambini su quello che sta succedendo. La cosa simpatica è che, vabbè, nome Mani Pulite per una persona adulta può sembrare un nome, una metafora giusta per far sì che tutti i corrotti che hanno le mani sporche dei soldi vengano presi, eccetera, eccetera. Per un bambino è una cosa divertentissima. E quindi ricordo che io ero alle medie, quindi 11 anni più o meno, sì, ero alle medie, tra noi ragazzi ci si prendeva in giro, ma tu hai le mani pulite? Sì, io ho le mani pulite, oppure si usava anche proprio per prendere in giro una persona. E questo era insomma, l'apice dei nostri discorsi politici tra bambini. E niente, poi comunque all'epoca la televisione sappiamo benissimo che era la parte principale, quindi io da bambina vivevo a Brescia, andavo a scuola in centro. Era una scuola multietnica, una delle prime, quindi già negli anni 80-90 io ero abituata ad avere questo mix di razze. Inoltre mia madre è portoghese, quindi sono già io un mix di razze, quindi per me era mentalmente la mia famiglia. Poi mio padre era un fotografo, fotoreporter che girava il mondo, quindi insomma era diverso. Non so, un bambino di un paese fuori città, in una famiglia un po' più normale, tra virgolette, come possa aver preso questa cosa di Mani Pulite. Comunque io guardavo la televisione, guardavo nella Rai, guardavo Ambrangiolini e tutto il gruppetto di ragazze che ballavano e scherzavano e ecco, noi siamo stati coinvolte in questa cosa di Mani Pulite indirettamente, totalmente. Comunque stavo rivedendo tutto quello che era il bagaglino, così anche un po' per ricordarmi gli anni 90 e non è cambiato niente. Cioè tutte le parodie che loro stanno facendo in questo momento, che non si chiama più Mani Pulite, ma non è mai cambiato nulla, insomma. Quindi ecco, questa è la mia testimonianza.